Buonasera Londra, oggi a un giorno dalle elezioni europee mi sentivo di fare un video un po' diverso e di parlare di politica. So che la maggior parte di voi non saranno contenti di questo e diranno il Project Invictus non c'entra niente con la politica italiana, però se l'intelligenza è il carburante pulito del futuro, il carburante del XXI secolo e il buonsenso è la locomotiva, vediamo se attraverso il buonsenso riusciamo ad andare d'accordo tutti. L'Italia è famosa nel mondo per tante cose. Una delle sue eccellenze riguarda l'alimentazione e i prodotti alimentari. Per esempio, qui abbiamo l'olio d'oliva. Quanto è stato acclamato per la salute l'olio d'oliva? Dal 1893, Carapelli, Firenze. Un ottimo prodotto italiano. O forse no. Carapelli dal 2006 è stato comprato dagli spagnoli. Se andate a controllare la maggior parte dei prodotti di qualità italiani che trovate al supermercato, nel 90% dei casi sono ormai in mano a stranieri. Negli ultimi 10 anni tutte le grandi aziende italiane nell'alimentare sono state svendute all'estero, nel più completo silenzio. Ok, le aziende ormai saranno straniere, però almeno il prodotto è italiano, viene fatto in Italia. Ma siamo sicuri? Se andiamo a leggere dietro sull'etichetta, e questo non solo per l'olio Carapelli, ormai per il 95% degli oli italiani, leggiamo ottenuto da olive extravergini di origine della Comunità Europea. Cosa vuol dire? Che neanche le olive oramai sono italiane, ma vengono molto spesso dai paesi dell'est. Le grandi eccellenze alimentari italiane ormai quasi non esistono più. Sono in mano a multinazionali straniere, buona parte del prodotto viene fatto all'estero per poi essere etichettato in Italia. Ecco, questa è la realtà. Io di politica non ne capisco niente, mi occupo di benessere e anche un po' di alimentazione, occupandomi di alimentazione studio i prodotti e vedo la loro origine. Quindi la morale della favola qual è? Solo chi conosce può scegliere. Chi crede di conoscere invece non sceglie niente. La politica non la si fa soltanto il giorno che si va a votare, ma se vogliamo veramente difendere il Made in Italy, gli interessi italiani, dobbiamo informarci noi su cosa è veramente fatto in Italia e su cosa è ancora italiano. E anche acquistando un prodotto al supermercato, diamo una scelta politica.